Al liceo scientifico Giuseppe Sequenza di Messina lo studio va un po' a rilento. Siamo qua con i rappresentanti degli studenti. Vorremmo sapere un po' di cosa si tratta e i vari motivi. Allora, intanto mi presento, sono Francesco Franciò e sono uno dei quattro rappresentanti del liceo scientifico Sequenza. Allora, sono state avanzate molte domande sulla situazione che è presente in questo momento al Sequenza. Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di fare una conferenza con Piero David, che è un esperto sul diritto allo studio, che diciamo che ci ha aperto un po' gli occhi sulla situazione economica presente in Italia, ma anche su tutto quello sul diritto allo studio in Sicilia. Qualche giorno dopo la preside ci ha fatto presente il fatto di un possibile scorporamento della scuola in due licei vicini, che sono il liceo classico La Farina e il liceo classico Mauro Ligo, poiché hanno chiesto l'apertura dell'indirizzo scientifico. In questo modo noi abbiamo deciso di agire e prendere le giuste precauzioni per salvare il nome del nostro liceo in quanto rappresentanti degli studenti e informare tutti, appunto, i nostri studenti delle problematiche presenti nella scuola. La forma di protesta che state adottando qual è? Allora, abbiamo deciso di iniziare con l'autogestione, che non è una forma di protesta, perché spesso viene indicata come una forma di protesta minore rispetto all'occupazione, mentre il nostro intento è stato quello di usare l'autogestione come mezzo di informazione, tant'è che è atta ad informare e non a protestare. Infatti abbiamo deciso di dividere le tre giornate di autogestione chiamando tre esperti. Un esperto sulla protezione civile che ci ha parlato sulle problematiche di Saponara e Barcellona e anche dell'alluvione di 2 anni fa a Scaletta e Giampilieri. La giornata successiva è stata chiamata un'esperta sull'economia, nonché funzionaria dell'Agenzia delle Entrate. E l'ultimo giorno, cioè la giornata di ieri, venerdì, è stato chiamato Piero David, che è un esperto appunto sul diritto allo studio. La successiva domanda la poniamo a Vincenzo Suaria, studente sempre del liceo Sequenza di Messina e organo di garanzia dell'istituto per quanto riguarda gli studenti, e da lui noi vogliamo sapere in poche parole, nel dettaglio, cos'è l'autogestione, in cosa consiste? Dunque, l'autogestione viene articolata in maniera divisa fra biennio e triennio. Il biennio si recherà in palestra i primi due blocchi di lezione, in cui ci saranno delle conferenze, in cui si apriranno dibattiti in merito, mentre il triennio sarà in classe a fare pausa didattica. La pausa didattica che può essere appunto a scelta degli studenti, ovvero non dovranno fare lezione, i professori non dovranno spiegare né interrogare, quindi il programma si ferma durante questo periodo e quindi è impossibile anche fare compiti in classe. La pausa didattica consiste appunto nel ripasso di tutti gli argomenti svolti fino in quel momento da parte degli alunni con i professori, quindi si possono aprire dei dibattiti formativi in base a ciò che è stato detto durante la conferenza, quindi durante il periodo in cui si era in assemblea con il professore. La pausa didattica non comprende comunque andare avanti col programma, quindi i professori non possono spiegare, non possono svolgere i compiti in classe a meno che la maggioranza della classe non sia d'accordo. Così si svolge la pausa didattica. Per quanto riguarda il triennio, i primi due blocchi saranno in classe a svolgere la pausa didattica, mentre il terzo e il quarto blocco saranno in assemblea a svolgere delle conferenze, ad ascoltare le conferenze. Quanto è prevista durare l'autogestione? Dunque, l'autogestione dura dal 14 al 19 dicembre. Durante il termine dell'autogestione lunedì si terranno le somme di tutto ciò che è stato detto in questi tre giorni di conferenza. E allora continuiamo con le domande per sapere un po' cosa si sta svolgendo al liceo scientifico Sequenza di Messina. Abbiamo fatto poco fa alcune domande a dei tuoi colleghi
con chi parliamo, ti presenterai poi tu stesso. Noi vogliamo sapere i genitori di cosa pensano di questo stato di cose. Innanzitutto sono Sergio Pitrone, uno dei quattro rappresentanti dell'istituto del Seguenza, e ho il piacere appunto di poter rispondere a questa domanda, perché essendo vicino agli studenti appunto della mia scuola mi sento in dovere anche di informare i genitori, i rispettivi genitori. Allora, innanzitutto ciò che stiamo facendo lo stiamo facendo per salvaguardare la sicurezza e l'attaccamento e la vicinanza nei confronti della propria scuola, sia per gli studenti e di conseguenza anche per i rispettivi genitori. Nel momento in cui andiamo a fare qualcosa per gli studenti si presuppone che stiamo venendo incontro anche alle famiglie, perché nel momento in cui ci ritroviamo in una situazione poco tranquilla sotto vari punti di vista, ci sentiamo in dovere di fare dell'informazione corretta e giusta dal primo all'ultimo giorno della nostra protesta. Innanzitutto abbiamo avuto l'intenzione di trattare argomentazioni che non è possibile spiegare a scuola. A scuola, come tutti sappiamo, studiamo materie umanistiche, scientifiche, quale latino, italiano, quale matematica, fisica, eccetera, eccetera. Però, oltre a questo, se è giusto pure fare dell'informazione pulita riguardante argomentazioni che non si studiano recentemente a scuola, quali sicurezza del territorio, quali diritto allo studio, quali economia. Essendo una situazione particolarmente difficile per l'Italia, essendo noi rappresentanti della componente studentesca, quindi si presuppone il futuro di questa nazione, ci sentiamo in dovere di dover trattare argomentazioni diverse. So perfettamente che i genitori non potranno pensare che questo è il solito momento per saltarci le vacanze di Natale, ma assicuriamo tutti coloro che stanno mandando i propri figli a scuola in questi giorni che stiamo cercando di creare persone pensanti, in grado di poter sviluppare una coscienza critica con la quale poter sviluppare delle argomentazioni che non siano prettamente inerenti alle materie scolastiche, ma qualcosa di più. Nel momento in cui, usciti dal liceo, gli studenti non sono aggiornati di quella che è la situazione italiana, è giusto far sì che oltre alle materie conoscano anche altre argomentazioni. I genitori pensano che questo sia un momento per farli saltare scuola, cosa falsa. Stiamo dedicando anche parte della nostra giornata, come hanno detto precedentemente i miei colleghi, per poter dedicare un ripasso agli argomenti precedentemente o dibattuti o studiati. Di conseguenza assicuriamo a tutti i genitori che i propri alunni sono in buone mani, c'è un servizio d'ordine rigoroso e soprattutto la cittadinanza dovrebbe essere più vicina a quelle che sono le tematiche degli studenti, perché in un futuro un nipote o un figlio si potrà ritrovare in un'Italia che non ha spazio per i più giovani. Di conseguenza dateci fiducia e sicuramente sarà ricambiato. Io ti do del tu perché ci conosciamo, sei al quinto anno e ti volevo chiedere come mai, o per meglio, diciamo come mai succede sempre in questo periodo autogestione o occupazione? Perfetto, questa domanda ci è stata fatta più e più volte e con piacere avremo modo di rispondere, proprio per chiarire una volta per tutte appunto questo argomento. Noi non scegliamo il momento in cui è giusto agire, noi facciamo sì che le tempistiche e che la nostra organizzazione, nel momento in cui venga sviluppata, possa essere attuata nell'immediato. Naturalmente noi siamo comunque al sud e si presuppone che certi movimenti siano sempre partiti dal nord. Ciò non significa che in un futuro il sud possa farsi promotore di questi movimenti, ma proprio per garantire l'attuazione di essi è giusto innanzitutto avere la sicurezza che altri prima di noi hanno avuto modo di poter affrontare queste problematiche. Ciò non significa che il sud è il fanalino di coda del movimento, ma nel momento in cui le nostre argomentazioni hanno una risonanza nazionale, siamo comunque agevolati da questo. Riguardante il periodo prima di Natale, come tanti dicono che è un momento in cui bisogna allungare le vacanze di Natale, questo è falso. Sotto il punto di vista studentesco, in quanto rappresentanti degli studenti, ci sentiamo di salvaguardare quello che è l'apprendimento scolastico. Poi, come tutti penso che sappiate, se lo facessimo durante il mese di gennaio saremmo a ridosso delle pagelle e andremmo contro alle persone alle quali stiamo cercando di dare una mano. Di conseguenza sarebbe una contraddizione, se lo facessimo a marzo andremmo contro i ragazzi di quinto che avranno gli esami. Di conseguenza, essendo questo un momento sempre scolastico, ma comunque non cruciale, non determinante ai fini del rendimento del quadrimestre, penso sia giusto andare incontro alle esigenze degli studenti di svolgere il proprio studio e sfruttare questo momento di studio non intensissimo o perlomeno non prossimo a una pagella per poter appunto fare un'informazione corretta, pulita e lineare.
Certo, avete deciso di fare ciò, ma sicuramente avete testato un po' anche gli altri studenti, non solo quelli del quinto. Assolutamente sì. Ecco, qual è stata l'adesione e cosa pensano gli altri studenti nella massa? In quanto rappresentanti degli studenti, innanzitutto abbiamo cercato di capire quali fossero le loro idee e quali fossero le loro esigenze. Nel momento in cui tanti studenti venivano da noi con le idee ben chiare, con una situazione sotto il punto di vista economico, diciamo politico, sociale, ben chiara, loro sono studenti che possono agevolarci nella nostra protesta, però non dobbiamo pensare che tutti gli studenti siano già informati al riguardo. Di conseguenza abbiamo fatto sì che le persone potessero scegliere su cosa far girare appunto la nostra protesta, che, come ha detto il mio collega, non è una protesta ma è un'informazione. E, oltre a questo, abbiamo deciso di far sì che gli studenti possano scegliere e attraverso l'autogestione informarsi e far sì che quel 30% diventasse in un futuro un 60% e in un futuro un 70%. Naturalmente ci sono studenti che non seguono per indole o per indifferenza, purtroppo nei loro riguardi non possiamo far nulla. Devo comunque ringraziare tutti coloro che hanno sempre seguito e soprattutto il biennio, dal quale noi non aspettavamo una risposta così tanto attenta e accurata, e i quali si sono davvero comportati perfettamente durante questa autogestione. Fatto sta che lunedì, durante la nostra ultima giornata dove trarremo le somme del tutto, avremo modo di ringraziare tutti coloro che hanno seguito e purtroppo di fare una piccola, non ramanzina, ma comunque un piccolo appunto nei confronti di coloro che se ne sono fregati. Ma noi abbiamo il compito di rappresentare la maggioranza vuole essere informata, di conseguenza noi continuiamo per la nostra strada. Allora, mi presento, intanto sono Antonio Caruè, sono uno dei quattro rappresentanti. Oltre a parlare di gestione, dobbiamo parlare di un altro grosso problema che in questo momento tocca la nostra scuola e potrebbe toccarla soprattutto nel prossimo futuro. Ogni anno il Ministero fa il cosiddetto programma di razionalizzazione delle scuole, in cui manda un documento a tutte le regioni parlando della situazione in cui vertono tutti gli edifici scolastici. E quest'anno solitamente le scuole che hanno meno di 500 studenti vengono appunto, come detto, accorpate ad altri istituti che magari presentano già un numero consistente di studenti, per in modo tale da evitare che in una stessa zona, comunque nel raggio di pochi metri, vi siano due istituti che praticamente vanno a unire dei ragazzi che comunque vengono dalla stessa zona della città. E il problema che noi abbiamo è con il liceo classico La Farina e il liceo classico Mauro Nigro. Ovviamente il nostro problema non è con i ragazzi, questo vogliamo dire chiaramente, perché non abbiamo nessun tipo di problema con loro né con i loro rappresentanti, con cui ci siamo tante volte confrontati. Semplicemente il rischio concreto che in sequenza che sotto cui è posto in sequenza è quello di perdere circa un terzo degli studenti che potrebbero passare sin dal primo settembre del prossimo anno in un'altra scuola. Noi su cosa ci stiamo basando per protestare contro queste decisioni? Intanto sulla prima cosa, che è proprio di motivo logistico, cioè secondo noi è improponibile che ci siano nel raggio di 150 metri quadrati tre licei che appunto presentano lo stesso indirizzo, perché appunto, come abbiamo detto, come abbiamo saputo, sia il liceo Mauro Nigro che il liceo La Farina sin dal prossimo anno apriranno il liceo scientifico. L'altro motivo su cui noi ci battiamo tanto è che appunto il programma di razionalizzazione, come ho detto prima, prevede che le scuole con meno di 500 studenti vadano a essere accorpate. Non capiamo perché il La Farina, che appunto presenta circa 450 unità, non venga accorpato a un istituto come il Mauro Nigro, che ne presenta circa 700, che quindi ci sarebbe una soluzione perfetta, ma invece debba restare aperto per motivi di tipo storico, e di tutto questo la situazione ci debba rimettere il nostro liceo. Salve a tutti, sono Lorenzo Musolino, come già è stato detto sono il quarto rappresentante del liceo Sequenza. Mi scuso per il tono di voce, però l'autogestione chiede un impegno sia mentale che un impegno fisico, quindi le nostre forze, la nostra voce sono particolarmente toccate da questa forma di protesta. Il comunicato da noi scritto, da noi rappresentanti, poi firmato da tutti gli alunni del Sequenza, è un comunicato dove esplicitiamo il nostro dissenso riguardo la proposta da parte dell'assessore provinciale di Messina dello scorporamento del nostro liceo
per raccorporarlo al liceo classico La Farina. Questo comunicato è stato composto dopo un consiglio di istituto nel quale i professori ci hanno sensibilizzato su questo argomento e ci è sembrato doveroso come rappresentanti scrivere questo documento per innanzitutto rendere informati tutti gli studenti del nostro liceo e soprattutto per far sentire le voci di 1500 ragazzi che a volte è stata messa da parte. Questo comunicato, come già ha detto il mio collega, verte su tre punti fondamentali. Noi chiediamo il perché si richieda lo scorporamento di un liceo con 1500 ragazzi e non l'accorpamento di due licei classici nel giro di 180 metri, data appunto la vicinanza territoriale, l'indirizzo, ovvero l'indirizzo classico che è lo stesso per ambedue i licei e soprattutto ci chiediamo perché se il numero di classi dei due licei, di classi vuote del liceo classico Marolico e di classi occupate, per così dire, del liceo classico La Farina è lo stesso, non vengono accorpati questi due licei storici della città. Noi in questo comunicato abbiamo analizzato anche il significato della parola curiosità. La curiosità è definita come un'attitudine, un comportamento, ma a noi piace definirla anche una virtù nel nostro piccolo. Noi quindi verso questa proposta del Sessore Provinciale di Messina ci vogliamo con un'ottica curiosa, quest'ottica curiosa che ci fa domandare il perché non vengono ascoltate le nostre ragioni, non venga ascoltata la nostra proposta, non vengono messi in primo luogo gli interessi di due scuole storiche della città. A mio avviso, se noi ci facciamo forti del fatto che gli studenti, i giovani sono il futuro dell'Italia, non capisco perché questi studenti che vengono definiti il futuro non vengono ascoltati, questi studenti che vogliono passare la propria vita, le proprie giornate in un istituto come il Seguenza non vengono ascoltati. La nostra speranza è una, la nostra speranza è quella di essere capiti dall'assessore provinciale e da tutte le componenti che sono chiamati a decidere per il futuro del nostro liceo e soprattutto speriamo in una loro risposta ai nostri interrogativi per comunque concludere questa vicenda senza altri punti interrogativi. Salve, sono Gianmarco Orlando, lui è Marco Pino, siamo i rappresentanti di consulta del Seguenza. Siamo qui per parlare a grandi linee della protesta che ha deciso di attuare il nostro istituto. Qualche mese fa, il 17, ricorreva lo Students Day e in occorrenza di questo evento abbiamo deciso di organizzare una conferenza anche a livello cittadino per tutte le scuole di Messina per parlare del diritto allo studio. Al Seguenza in particolare, grazie all'aiuto anche di una nostra professoressa, la professoressa Tarro, siamo riusciti ad avere come contatto Piero David, un neo professore dell'Università di Palermo, però già molto, diciamo, con le idee chiare e informato riguardante certi punti, secondo cui non avevamo determinate informazioni e senza informazioni abbiamo pensato che non si può battere pugno per volere qualcosa. Per la nostra forma di protesta, infatti, noi abbiamo sempre basato come fondamentale linea di, diciamo, interventi e operazione il fatto che tutti dovevano avere le idee chiare su cosa andavamo a combattere. Perché nel momento in cui quello che accade spesso a Messina e al Seguenza è che non si sanno i motivi per cui si manifesta, non si sanno i motivi per cui si combatte, e non sapendo i motivi non si ottiene niente. Se invece hai ben chiare le idee su cosa vai a combattere, forse riesci a ottenere qualcosa, e noi speriamo appunto di ottenere qualcosa. Noi per che cosa stiamo, diciamo, manifestando? Allora, è giunta, sappiamo che esiste un libro dei diritti costituzionali di tutte le regioni. In media ogni regione ha più o meno 12-13 pagine in questo libro. La regione Sicilia ne possiede soltanto 4. Sicuramente questo dipende anche dal fatto che è una regione a statuto speciale, però una cosa che ci ha veramente sconvolti è che non si parla
di diritto allo studio per il liceo, ma si accenna il diritto allo studio per il liceo in una legge. In realtà si parla di vero e proprio diritto allo studio soltanto per le università, quindi questo è già un problema che vorrebbe andare a affrontare. Ma a noi diciamo interessa più un problema interno alla nostra scuola che ci sta, diciamo, ci colpisce maggiormente. E il problema è appunto il fatto che il liceo, come hanno parlato prima, come anche hanno detto prima i rappresentanti di istituto, il liceo La Farina e il liceo Morolico vogliono aprirsi un liceo scientifico. Fin qui va tutto perfettamente bene, più o meno. Il problema sta nel fatto che per fare ciò spesso si è, diciamo, creata una rivalità tra i tre istituti, attaccandosi e creando appunto questi scontri inutili, fino ad arrivare al punto che una di queste scuole, cioè La Farina, ha deciso di voler scorporare due sezioni del Seguenza per aprire il proprio liceo scientifico. Questo a nostro parere è assolutamente sbagliato, tant'è che ci rende titubanti anche a come poter affrontare la nostra forma di protesta, perché noi inizialmente volevamo protestare su problemi strutturali. Ci sono diversi problemi strutturali all'interno del nostro istituto, così come negli altri istituti del Messinese, e questi problemi a nostro parere devono essere risolti e revisionati in breve tempo, visto che comunque la Sicilia e Messina nel particolare è una zona ad alto rischio sismico e ad alto rischio di calamità naturali. La scuola, appunto, essendo un'istituzione pubblica, deve garantire una certa sicurezza. Ci sono dei problemi che ci colpiscono in prima persona come istituto, come le porte antipanico oppure i fili vacanti nei muri. Il nostro intento principale attraverso questa forma di protesta che attuiamo e quelle che vorremmo attuare è informare tutti i ragazzi della situazione che c'è, perché l'informazione è l'unica arma che in questa società noi ragazzi abbiamo, e pensiamo che un popolo informato faccia molta più paura di un popolo ignorante. In conclusione, noi ragazzi da voi non desideriamo niente che voi stessi non dovreste desiderare, cioè vogliamo soltanto che alziate la testa, vi guardate intorno e riflettiate bene sui vari problemi che abbiamo, e desideriamo anche un appoggio da parte vostra per risolverli, perché da soli non concludiamo niente, ma tutti noi insieme abbiamo una forte voce.